come fare la spesa. No, shopper, shopper. A me fare un sasso. Sei proprio stupido. È proprio così piccolo il tuo cervello come una... Il tuo invece è una mandorla. Guarda, shopper, bello, tagliente, scheggiato. A cosa serve? A tante cose. Quali cose? A scavare il terreno, a tagliare la carne. E basta? Anche a rendere più morbida la pelle degli animali. Però, sei in grande, ti facevo più grullo. Sai correre, sai camminare velocemente. Tu non sei un piteco, sei proprio antipateco. Sai, oggi volevo invitarti a mangiare. Mia moglie ha preparato delle bacche buone di... Bene, ho una fame. Tu mi fai a vedere come fai a tagliare quello chopper? Volentieri, ma cerca di essere meno presuntuosa e arrogante. E impara a rispettare quelle più volute e abili di te. Scusa, ma vedendo le tue abilità mi sono sentito inferiore. È stata una forma di difesa. Allora chiamo mia moglie. Abilia, Abilia, Abilia. Cosa vuoi? Abbiamo un ospite. Ma proprio oggi che avevo tanto da fare. Su, una bella storia. Dove si mangia in due si mangia anche in tre. Sì, però sono distrutta. Abilino, il più piccolo, non mi ha fatto chiudere l'occhio stanotte. Forse sta mettendo i dentini. Speriamo che i resti non robusti. Eh sì, a farci mangiare semi, radici e carne cruda, i denti si screziano e facilmente si spezzano. Sono signora, mi chiamo Pizzeria. E io Abilia, su, vediamo cosa è rimesso in dispensa. Vado intorno. Abilino sta dormendo, beato. Vi prego, noi mangiamo con le mani, siamo abituati così. Anche noi, mia, mangiamo con i piedi, siamo abituati. Ecco, è pronto. Vi dico subito che sono bacche di un giorno, resti di ieri. Ci sono bacche di corniolo, bacche di rosa canina, succo di olivello spinoso e sanguinello. Accidenti, che pranzo! Mia moglie è bravissima nella ricerca di semi e radici. Ho seguito fin da bambina mia nonna, che era una vera esperta. Sei molto in grado, prepari sempre le piatti dell'insulto. Ma certo, se potessimo cuocere la carne, avrebbe sicuramente un altro gusto e sapore. Caro Marisa, bisogna aspettare un po' di tempo. Non tanto. Guarda, c'è una mosca mi viene dentro e sicuramente non è di questa zona. Ma Pisello dove è andato? Si è estinto. Mi dispiace, poverino, era simpatico. Senza esagerare. Ora andiamo incontro all'omeletto. Guardate come sono distinto. Davvero un bel uomo. Non fai la scappiosa e fai la pelina che si è messa a piangere. Interessante, mi dica. Proprio un distante dalla mia caverna cade un fulmine che incendiò tutto il bosco. Gli animali scapparono mentre io osservavo da lontano. Ma come? Immagino si sia freddo. Proprio così. Allora anche un fuoco? No, perché io riuscii ad afferrare un ramo ancora infuocato e dandogli continuamente legna riuscii a tenere viva la fiamma. Ma non poteva allontanarsi più di tanto, altrimenti si spegneva. No, perché facevamo turni con quelli della mia tribù. Quindi il fuoco rimaneva sempre acceso? Sicuro. Come le vestali dell'antica Roma? Mi pare che lei corra un po' troppo. Sì, va bene. A quanto queste sensazioni futuristiche? Ma io non ho speranza. Me la dice sempre mia moglie Abilia. Dunque, all'inizio dovevamo mantenere sempre il fuoco acceso. Poi corriamo anche il blu. Davvero? Ganziale! Mi segna come si fa, via. Se me lo dice, lo offre sanguinè. Sono venuto apposta. Sono tutto io. Sfregando i bastoncini si crea una scintilla. Mi fa vedere come? Certamente si fa così. Che emozione! Abilia, vieni a vedere! Più tardi, devo riaddormentare Abilino. Poi, poi farà anche a utilizzare una nuova tecnica, quella del trappola legno. Cioè un legno duro fatto rosare rapidamente sul legno più tenero e secco, così provocando una scintilla. Ma quanto è bravo lei! Si vede che è di un altro livello di sapienza. Ora le dico un altro metodo. E poi lascio il pozzo al sapiens senza pensare. Ascolto volentieri. Devo percuotere due minerali, la selce e la pirite. Ora dovremmo scappare. Un po' di sanguinello? Grazie mille, tra qualche migliaia d'anni. Senza problema. Faccio da solo, oggi ho spostato così.
così di mezzo pollice. Bravo, così fra 40 anni l'avrai spostato di mezzo e mezzo. E tu come faresti? Io userei una leva. Ma levati, che leva! È una scaletta, un bastonetto, no? Capace di usare attorno a un detto. Per caso ti sei mangiato qualche fungo allucinogeno, tipo la manica? Tu non capisci niente, usa il cervello, non solo la forza. Spiegati meglio, sono tutto superato. Proprio ieri, mentre camminavo nel bosco, ho pestato il ramo e all'estremità opposta c'era un sasso che è schizzato via per anni. E ti ha colpito in testa e ti ha ammaccato il cervello. Sei davvero un primitivo, non capisci che ho fatto una grande scoperta. Ecco una grande medicina di scoperte, per intuizione e molto spesso casualmente. Ma allora vado a riflettere, c'è qualcosa che non devo dire. Tu, il fulcro, la forza resistente, e il tuo cervello parmellata! Ciao Mario, hai visto per caso Leos? Si è allontanato un po' minuti fa, ha detto che dovevo andare a riflettere. Mi preoccupa quell'uomo. Stanotte si avvicina nel letto, non trova pace. Si alza, accende il fuoco, fuma quella pipa funzionante. Mi è sembrato strano anche a me, parla sempre di leva, leva, leva. Ma tu la conosci? È la vostra vicina di casa? Ma figurati! Tornerà. Ora vado a raccogliere radici, altrimenti che si mangia stasera? Sarebbe dovuto andare a caccia, così da poter cuocere un po' di carne. Ma mi sembra proprio fuori di testa. Via, ora vado. Ciao Mario, a dopo. Ascolta, e smetti di spingere. Lo vedi? Tengo in mano questo punto. Lo vedo, e allora? Dimmi, sono te. Qual è il punto? Il fulcro? E che è un foruncolo? No, è tutto il mozzo di una leva. Senti, io sono stanco e sudato, ti voglio bene, sei il mio vicino di caverna, ma ora basta, levati di mezzo. Ma perché vuoi durare la casa mia? Segui il ragionamento che in poco tempo sposto questo masso vicino all'entrata della caverna. Allora ti ascolto. Osserva attentamente. In questo caso il fulcro è il punto. La forza applicata è il muscolo bicipite e la forza resistente è il frutto. Non ti senti bene, vero? Mi dispiace tanto. Su, vai dentro e fatti fare una tisana rilassante da tua moglie. Vieni qui, uomo paleolitico, e energumeno senza fede e con poche idee. Lo osserva attentamente. Vicino alla caverna. Avete capito perché ci abbiamo messo millenni a provvedere? Ce n'erano molti che usavano il pensiero. Boh, non sono sicuro. Ha la forma piramidale. Scusami, Lea, ma se sono piramidi, che forma devono avere? Di raviolo? Cipolla? Dado? Voglio solo dire che le punte delle piramidi, o guglie, attraggono energia e che l'origine erano rivestite d'oro. E allora, non potevano mica rivestire di palme e cioccolato. Però loro un ottimo conduttore di elettricità. Sai cosa mi dà da pensare, Nea? Anche tu cominci ad avere delle perplessità. Ragazzi, facciamo una cosa di giorno. Mi stupisce che all'interno delle piante, sia nella camera superiore che in quella sotterranea, non ci sia nessun dipinto o nessuna iscrizione tombale. Non solo. Ti pare possibile che la piante di Cheobe, la camera del re, sia larga più di 5 metri e lunga 10 metri e si accede attraverso un condotto alto un metro. Forse gli egiziani erano di bassa statura. Oppure era come per bambini di pochi anni. E dello Zed che mi dici? Io nulla. E che è lo Zed? Un detersivo? È la prima volta che sento dire questa parola. Forse volevi dire Led? No, ho detto proprio Zed. Enea, Sara, anche tu di come sei stato adesso. Potete venire al nostro tavolo? Certamente, volentieri, mi piace stare. Non dicevo per questa che voi state facendo delle ricerche sugli Egizi? Sicuro. A noi la maestra ha dato il compito di interessarci della scrittura. Enea,
di aree geologiche più misteriose del pianeta sono centri di alta intensità elettromagnetica. Che vuoi dire? Cerca di essere più esplicito, mica tutti hanno bisogno di bere. Spiegati meglio! Ho bisogno di bere qualcosa! Forse questi giganteschi monumenti ti sei resa conto, Sara, che per farti piacere non ho detto piramidi. E invece l'hai detto, mi tocca tornare in bagno! Aspetta un attimo! Allora, questi monumenti sono stati costruiti per spiegare l'unicità di questa risorsa generata dalla riduzione della Terra intorno al proprio asse. Non capisco che... Non capisco dove vuoi arrivare. No, io vorrei arrivare da fatto in questo del posto asciutto. Enea, scrivi, dici cos'è sto Z? Lasciatelo parlare. Non è per niente facile. Allora, le onde elettromagnetiche giungono alla camera terrestre attraverso uno stato di caos. Bentornata, Bianca. Con te non parlo. Allora ascolta Enea. Cosa dici, Enea? Che le onde elettromagnetiche giungono alla camera terrestre attraverso un condotto guida, detta grande galleria, e poi in un'anticamera. Non ti senti bene? Forse le onde elettromagnetiche interferiscono sui tuoi neuroni. Ci vuole spiegare la Z. Speriamo non sia nulla, mi sembri pallido. Il passaggio da due ambienti è caratterizzato dalla riduzione delle altezze, dai 9 metri alla grande galleria, al metro, dalla porta di accesso alla camera del re. Forse, per rispetto e riverenza verso il defunto, coloro che accedono alla camera devono inchinarsi. Dalla camera del re, le onde affluiscono attraverso i capelli nello zero. Non vorrei apparire maleducata, ma non ho capito tutto. Ci vuoi spiegare una volta per tutte? Il flusso caotico delle onde elettromagnetiche attraverso l'asse dell'oggetto si ordina. Scusami, Enea, ma cos'è sto Z? È un tronco verticale che secondo il mito rappresenta l'energia che circola liberamente, mentre le sue parti orizzontali la fissano. Come un tronco di un albero e le sue ramificazioni? Più o meno. Finalmente ho capito qualcosa. Dove arriva poi questo flusso di onde? Attraverso un primo aspetto del cerniere. Finiscono nel condotto guida, di collegamento e poi nel piano. Adesso siamo arrivati in cima al pirante? Quasi! Voglio solo dirvi che il piramido, che non era di pietra ma d'oro, le onde si propagano all'esterno del monumento. Sono stato chiaro! Bravissimo! Ha mai fatto venire un mal di testa? Basta, Gizi, non ne posso più! Ma avete finito di parlare di Gizi? Ora tocca le fusche. Speriamo che siano meno complicate. Bene. Non vuoi entrare anche tu? Dove vuoi? Hai
giorni. Dai, dicelo, Atri. È scappato suo marito a Roma. Davvero? Sicuro. Ma il marito non era il comune figlio di un corinzio e di una donna di Tarquinio? Proprio lui. Mi sfugge il nome. Lucio Tarquinio Fisco. Rondina abbastanza, con due occhi, che uno guarda da ovest e l'altro guarda a destra. Però era un comune. A me sembrava un lumacone. Sua barba gli ha fatto una pilla. Insomma, per farla breve, Tarquinio, tanto abbrigato, che ha fatto incoronare suo marito re di Roma. È sempre stata una volpe quella donna, senza scrupoli e con tanta tenacia. Va bene, su via, re di Roma, che sarà mai? Re di pastori e agricoltori che vivono in capanne sui sette colli. Hai ragione, chi se ne importa di loro? Sta tornando Lucrezia. L'hai presa la colla di alabastro? Sì. Faccela vedere. Eccola. Ma è di vetro, sono fregata. Un vasetto. Ti accompagno, Lucrezia. Fanno sempre furbi questi commercianti. Mi viene una curiosità. Quale? Da dove viene questa focalla? Lo saprei, ma stanno arrivando due signori. Ciao, Ferro. Ciao, Abbe. Ciao, Tarquinio. Salve. Buongiorno. Tarquinio, vengo di Bologna ed è un tecnico delle acque termali. Cade proprio al fagiolo. L'arte chiedeva perché l'acqua così calda qui. Tarquinio sta facendo il giro di tutte le sorgenti cioterine del territorio dell'Etruria. Dovete sapere che l'acqua romana, quella dei fiumi, si infiltra e viene riscaldata da strato di roccia ad alte temperature. Davvero? Certamente, questa energia deriva dal calore presente negli strati profondi della roccia terrestre. Questo lo so anch'io. Infatti, penetrando in profondità della superficie terrestre, la temperatura diventa gradualmente più elevata. Vero, Tarquinio? Sì, ma hai fatto il piangere davanti alle signore. Bye.
pesciolini salati, frutta e formaggio. De gustibus non est disputandum. No, non testo, perché tu... È un proverbio russo, come te, ma che c'entra? Niente, stavo pensando al cugino che è A me mi porti una coppa di lo sai, cugino, ma che te bevi adesso? Gli uniposca, pennarelli! Ma mi sei sembriata! Che sono i pennarelli? Nulla, nulla, era uno scherzo! Stai immaginando lì c'è senza nulla. Una volta durante l'anno tutti ha permesso di fare qualche pazzia. Anche per noi è una coppa di posca. Non fallo stupido che poi ti embriachi anche te! Tanto che hanno disboscato per il monte Spino. Ora voglio vedere il fiducia. A qualcuno o li brucerà cui sedere. Chi è sto qualcuno adesso? Ma che ne so io? Sono ubriaco. So io a chi si riferisce. Puoi dire forse che le grandi ville patrizie sono riscaldate da sistemi di riscaldamento a legna del tipo Causti e che consumano troppa legna? Puoi dire questo? Credo proprio sì. E gli stabilimenti termali non scherzano mica, mi bruciano tanto ogni giorno. Oh, Vaccaro, ti risulta anche a te che nell'ipocausto bruciano di tutto, qualsiasi tipo di combustibile? Sicuro, anche paglia e foglie di vite. Ma al solito ha avuto una fama. Come l'hai cucinato? Ma al solito ho fatto pasta dolce con il terricale fagiano, l'erbe e cinghiale, tanto che stanno a ma un po' di faccia, ha lo stomaco come il cinghiale, masso di tutto. Ma cosa c'è prima della crisi energetica? La legna si è quasi esaurita. Stanno tagliando i boschi in tutta Italia. Addirittura la fanno venire dalle montagne del Caucaso. Ecco perché sta costando un occhio della testa. Bisognerebbe far come i greci. E come fanno i greci? Semplice, costruiscono le case, se non più rispetto alla città, i tradizionali per il sole. Non ho capito. Spiegati meglio. Mater sempre certa est. Fate più. A Claudio, la fece studiare. Certo come fai? Niente, la vita che vengo a vedere. Ma la smetti di sputare sentenze inutili e di cosa fai dal contesto. Ascoltiamo Fabio. La facciata principale degli edifici è rivolta a sud. Tali che il calore del sole viene rappresentato in una stanza chiamato Elecami, cioè con lo sole. Mi piacciono i miei leggi, bravi. E perché noi ci siamo pensati prima? Perché noi siamo sempre arrivati dopo, sperando che le cose non ci faccia nessuno. In cosa? Nello sfruttare la forza muscolare degli animali e degli uomini. È vero, ma sappiamo usare anche gli strumenti meccanici come le leve e le carrucole. Ci vuole di molto. Anch'io penso a levare il coperchio al pentolone, uso il manico di scopa. Perché non sarebbe meglio usare l'energia del grande del vapore secondo voi? Perché noi siamo vivi, le cose si ci vanno addosso. We brothers? Non giova a nessuno, ma si deve tranquilli. Ci abbiamo tanti schiavi, ma che ci interessa? Ma che ti briga? Ma che ti fa? Che nostra vita? Questo l'ho dato! Che ti vivo? Proprio così a Cecilia, abbiamo appena trasfusione. Come schiavi, per l'appunto, coltivare il vino e pensare che per l'energia idraulica sono maestri. Volevi dire questo, Fabio? Proprio questo. I nostri prodotti sono veramente idroneanti, zero a zero logo. Amen. E vai, adesso ogni tanto fa in serio. Sì, ma prima ti dico questo. Dai, adesso si stava facendo un discorso molto importante. Una pausa. Raccontala. Però aspetta, ma che dire? Ma io la Tremont. Melius è straordinario, può anche dire. Sei diventato come Claudio, mentre a parlare tre modi di dire. Ti faccio un goccio, ora. Dai, adesso, hai già bevuto tre coppe.
Thank you.
Indietro!